Buongiorno e bentornati nella Trada della Volpe. Siamo marzo, abbiamo davanti a noi un mese carico di novità, eventi, incontri. Ma oggi torniamo di nuovo a parlare un pochino di donne. Sapete che ci sono già due video sul tema donne Giappone, uno con Himiko e uno con l'imperatrice Suiko. Oggi ci buttiamo invece totalmente in un'altra epoca, arriviamo al presente, arriviamo al mondo, direi, assolutamente contemporaneo, perché vi voglio raccontare, nel minor tempo possibile, ma nel modo migliore possibile, la figura di Ogata Sadako. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal fatto che ci muoviamo nell'epoca ipercontemporanea. Ogata è nata il 16 settembre del 1927 ed è mancata nel 2019, quindi diciamo che è stata una figura rilevante del nucleo centrale del secolo scorso. Perché è una persona di rilievo? Perché sicuramente è arrivata, è un nome che è arrivato al grande pubblico, alla platea internazionale per la sua attività alle Nazioni Unite e in particolare all'Alto Commissariato dei Rifugiati. Quindi è una figura di spicco, di rilievo nel panorama politico internazionale e nonostante questo devo dire che all'inizio io non mi ricordavo questa figura perché ha rivestito il ruolo importante all'interno appunto dell'UNHCR negli anni 90. Io ero abbastanza piccola o comunque non ero particolarmente interessata di politica e quindi non mi ricordavo questa figura, ma in realtà è stata una persona davvero rilevante sia sul piano appunto della politica interna del paese sia sul piano internazionale. Ma partiamo dall'inizio, perché Ogata ha una famiglia di rilievo alle spalle. Nasce in una famiglia di diplomatici, il padre infatti era il diplomatico Nakamura Toyoichi, infatti Sadako, il nome di famiglia è Nakamura, e il padre quindi Toyoichi nel 1943 diventa l'ambasciatore giapponese in Finlandia, la madre è la figlia del ministro degli esteri dell'epoca, che era Kenkichi Yoshizawa, ed è la nipote dell'allora primo ministro Inukai Tsuyoshi, che fu assassinato quando Ogata aveva solo 4 anni, scusate. La morte del primo ministro Inukai è stata causata da un omicidio, da un assassinio da parte della marina militare, se non ricordo male, proprio perché all'epoca eravamo nel clou dell'espansionismo e dell'imperialismo giapponese, si stava iniziando l'invasione del continente asiatico e quindi le forze militari erano una realtà molto importante all'interno delle dinamiche politiche giapponesi. Inukai era tra tutte le figure politiche dell'epoca quello meno propenso a riconoscere la forza effettiva e a dare carta bianca ai militari e di conseguenza appunto il suo omicidio rientra nella politica, nella tattica politica, nella tattica di controllo della schiera militare. Anche a causa o grazie al lavoro paterno, Sadako ha vissuto in giro per il mondo, ha vissuto in America fino agli 8 anni, ha vissuto poi in Cina fino ai 10 anni, poi è tornata in Giappone e è rimasta in Giappone durante la guerra, appunto. Dopo il conflitto si è laureata in letteratura inglese e poi ha scelto di andare a studiare all'estero. E questo è un fatto abbastanza rilevante perché all'epoca le donne non erano invogliate, non erano accompagnate nello studio fuori dal proprio, nello studio in generale in realtà, ma nello studio fuori dalla propria città e dal proprio paese. Dopo questa ulteriore laurea acquisita appunto all'estero alla Georgetown University, Ogata continua a studiare con un dottorato dove analizza, è un dottorato in scienze politiche a Berkeley dove nel 63 appunto ottiene il titolo e analizza le ragioni dietro la conquista della Manciuria da parte dei giapponesi, quindi di nuovo si inserisce in una dinamica di analisi politica su un tema molto caldo
ancora oggi, figuriamoci all'epoca, e quindi cercando di comprendere e di dare una spiegazione politica, appunto, di quella che è stata l'invasione della Cina e la creazione del Manciukuo. Dal suo dottorato fino a circa gli anni 90, Ogata si dedica all'insegnamento, si dedica alla carriera universitaria, alla carriera accademica, anche come con grandi riconoscimenti, diventando anche il preside della facoltà di studi stranieri alla Sophia University di Tokyo. Poi arrivano gli anni 90 e Sadako inizia invece un altro percorso, che è quello che poi la lancia nel panorama internazionale in senso più ampio. Prima però di arrivare agli anni 90 dobbiamo ricordare che la sua attività internazionale è iniziata già prima, durante la sua carriera accademica. Infatti già nel 68 Sadako Ogata aveva iniziato a essere introdotta nell'ambiente delle Nazioni Unite grazie anche alla raccomandazione di Ichikawa Fusae, che era membro della Camera dei Consiglieri giapponesi, la Camera dei Consiglieri del Giappone, della Camera Alta della Dieta. Con questo passaggio dal 1968 fino almeno al 70, Ogata ha rappresentato il Giappone nelle diverse sessioni dell'Assemblea delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E inoltre dal 78 al 79 è stata un inviato straordinario, un inviato appunto con poteri particolarmente importanti nella missione permanente del Giappone all'ONU. E chair, non mi viene il termine italiano, presidente del executive board dell'UNICEF. Come dicevamo prima, gli anni 90 segnano un passaggio molto importante nella sua carriera diplomatica, tant'è che appunto nel 90 viene nominata capo dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, che è l'UNHCR, e questo è un riconoscimento e un passaggio quasi storico, direi, molto importante, perché è stata la prima donna in assoluto nella storia a rivestire questa carica. Ecco perché io non me ne ricordavo, ma in realtà chi all'epoca già seguiva un po' la politica, un po' le dinamiche delle relazioni internazionali, sicuramente si ricorda di Ogata Sadako. Con questa nomina, chiaramente, Sadako abbandona l'insegnamento, abbandona la carriera accademica in senso stretto e inizia la sua attività fissa presso l'UNHCR. Il suo mandato avrebbe dovuto durare solo 3 anni, mi sembra, cioè il tempo che mancava al predecessore che se n'era andato, ma in realtà la sua leadership è stata riconosciuta in modo così significativo che il suo mandato è stato riconfermato per 2 volte, quindi nel novembre del 93 e poi nel settembre del 98. E quindi in totale ha rappresentato, è stata a capo appunto dell'Alto Commissariato per i Rifugiati per un decennio pieno. La sua attività all'interno di questa cornice, quindi come alto commissario dell'ONU, ha coinciso con eventi politici internazionali di grande portata, come la guerra nella ex Jugoslavia, come il genocidio del Ruanda, come la situazione dell'Iraq e dei curdi. Quindi ha dovuto gestire nel corso della sua carriera diverse problematiche molto significative, alcune delle quali hanno rappresentato le più grandi, ondate di rifugiati dalla Seconda Guerra Mondiale. Quindi davvero delle situazioni particolarmente complesse che non sempre, non per forza, sono state gestite alla perfezione dall'ONU in generale. Per esempio, la questione del genocidio dei Tutsi in Ruanda è sicuramente una di quelle che ancora oggi crea abbastanza problematicità, ma sicuramente la sua guida è sempre stata rivolta ad una particolare attenzione proprio per le persone, per l'individuo in difficoltà, il rifugiato, insomma, la persona che in effetti aveva bisogno maggiormente del sostegno. A sottolineare l'importanza del suo ruolo e anche la forza, forse, con cui Ogata ha affrontato questo incarico, viene spesso preso a simbolo un episodio particolarmente significativo del 1993, durante appunto la guerra nell'ex Unione Sovietica, e la situazione in quel periodo, in quell'area,
era in Bosnia, particolarmente complessa da gestire perché il governo bosniaco e i nazionalisti serbi stavano ostruendo, quindi facendo boicottaggio, facendo un forte ostruzionismo ai rifornimenti di cibo e di viveri, di coperte, proprio per i rifugiati, per le vittime della guerra, gli sfollati. E Ogata ha deciso, in reazione a questo ricatto politico, di sospendere tutte le attività dell'UNHCR nell'area. Questa è stata una scelta molto combattuta, una scelta osteggiata molto anche all'interno dall'allora segretario generale dell'ONU, Boutros Boutros-Ghali, che si opponeva con molta forza a questa reazione di Ogata. Ma la scelta tattica, appunto, di Sadako, scusate, io devo chiamarla alternativamente con nome o con cognome perché sennò diventa ripetitivo, la scelta tattica di Ogata ha in realtà pagato, perché nel giro di 5 giorni il governo bosniaco e i nazionalisti serbi hanno interrotto il boicottaggio, quindi i viveri e le coperte, tutti i beni di prima necessità sono potuti procedere e arrivare quindi a destinazione, e l'UNHCR ha potuto riprendere le attività sul territorio. La sua carriera all'interno del Giappone, quindi sul piano interno, continua ancora negli anni 2000, soprattutto a partire dal 2001, quindi dopo l'attacco delle Torri Gemelle, dove viene nominata rappresentante speciale del primo ministro del Giappone per l'assistenza alla ricostruzione in Afghanistan. Alla fine del suo mandato nel 2001 il suo posto è stato ricoperto poi dall'olandese Lubbers, e Sadako è tornata in Giappone, dove nel 2002 l'allora primo ministro Koizumi le ha offerto il posto di ministro degli esteri dopo come dire, le dimissioni, il licenziamento di Tanaka Makiko, ma Ogata ha respinto l'offerta, senza mai dare una vera spiegazione delle ragioni dietro questa posizione, ma probabilmente appunto per una divergenza di opinioni politiche, una divergenza di interessi, e per la volontà di non essere uno strumento, una figura strumentalizzata all'interno delle dinamiche politiche. Ha ricevuto diverse menzioni, diversi premi nel corso della sua lunga carriera internazionale, come l'onorificenza giapponese Ordine della Cultura nel 2003, se ricordo bene, e l'Indira Gandhi Prize, che dovrebbe essere di nuovo un riconoscimento per l'attività a favore appunto della pace, del disarmo e dello sviluppo internazionale. Nel 2005 le è stato riconosciuto il World Citizenship Award, quindi un premio prestigioso dato a tutti coloro che hanno contribuito a migliorare il mondo, e tra questi vincitori ci sono anche persone del calibro di Nelson Mandela, e ancora ad oggi Ogata è la sola persona giapponese ad aver ottenuto questo riconoscimento. Al suo ritorno da questa missione nel 2003, sempre in Giappone, viene nominata presidente della Japan International Cooperation Agency, dove era stata desiderata e, come dire, tra tantissime virgolette richiesta da molti dipendenti, proprio per il carisma, per la sua storia politica, per il suo curriculum, insomma, particolarmente importante, e ha guidato la JICA fino al 2012, momento in cui poi si è ritirata. Dopodiché nel 2014 è diventata membro del Advisory Council della Casa Imperiale, soprattutto per dibattere, per gestire, per analizzare la questione della successione al trono. Ricordiamo che all'epoca si parlava ancora di problemi di successione legati appunto alla figlia di Naruhito, che è l'unica figlia dell'attuale imperatore, che quindi è una donna, e questo consiglio appunto, in cui anche Ogata era membro, doveva valutare le possibili successioni, e l'esito di questa consulta è stato proprio quello di suggerire di aprire anche alle donne il diritto di ascendere al trono imperiale, e quindi di permettere anche alla linea femminile di accedere alla successione. Come sappiamo, al momento la questione è ancora particolarmente ostica, proprio perché ad oggi appunto l'imperatore è Naruhito, non ci sono problemi al riguardo, ma quando si parla di successione a Naruhito, quindi alla prossima successione,
la figlia al momento è ancora non la prima in linea diretta, si parla del fratello. Eccoci, siamo arrivati più o meno alla conclusione della carriera politica di questa donna, che in effetti ha avuto un percorso eccezionale. Si potrebbe raccontare ancora molto, non credo sia lo spazio. L'importante per me in questi video è farvi passare, come dire, una storia di base su cui voi possiate fare delle riflessioni o su cui, volendo, facciate, se vi interessa, degli approfondimenti ulteriori. Quando si parla di Nazioni Unite è evidente che le problematiche sono sempre tante, e non c'è sempre un bianco o nero, ma il ruolo di questa donna è stato sicuramente importante, proprio anche perché donna. Una donna nata negli anni, a fine degli anni 20, una donna cresciuta ancora per molto tempo in un Giappone che era un Giappone imperialista, che era un Giappone estremamente patriarcale, non che adesso non lo sia, ma all'epoca in maniera forse ancora più esasperata. Quindi una figura che ha saputo raccogliere l'eredità della famiglia, quindi una famiglia sicuramente agiata, una famiglia sicuramente con dei legami politici molto importanti, ma che ha permesso a questa donna di compiere dei passi che per l'epoca erano sicuramente dei passi impensabili. Vivere all'estero, studiare all'estero da sola, insegnare in università, arrivare a fare carriera all'interno delle Nazioni Unite e addirittura essere all'interno e gestire e essere al comando dell'Alto Commissariato per i Rifugiati per tutti quegli anni. Quindi sicuramente una carriera notevole, ripeto, notevole in generale, in particolare essendo donna, essendo giapponese. Non mi sono addentrata nello specifico in tutte le questioni relative alle varie zone belliche di conflitto. Ogata era una figura che si recava spesso in situazioni in prima persona, in prima linea, in situazioni di, come dire, appunto, di conflitto, dove esistevano appunto i profughi, i rifugiati. Quindi è una persona che si è sempre messa in prima linea. Ma non sono entrata nel merito delle singole realtà, dei singoli avvenimenti, perché sennò questo video sarebbe diventato lunghissimo. Basti pensare appunto a quanti sono i conflitti dell'epoca: l'Iraq, l'Afghanistan, l'epoca della fine della Guerra Fredda, la questione dei curdi, su cui lei ha investito tantissimo in difesa appunto del popolo scacciato dai territori dell'Iraq e in grandi difficoltà anche in Turchia. Il caso del Ruanda, un caso complessissimo che ancora oggi purtroppo non tutti riescono a capire, non tutti riescono a conoscere, non tutti conoscono e non sanno le dinamiche, quindi sicuramente un caso che ha messo l'ONU in una posizione molto brutta, molto, molto critica. Per dire, non ho voluto quindi entrare nel merito perché le dinamiche sono davvero molto complesse e ognuna di queste situazioni ha delle particolarità e delle complessità a sé stanti. Rimane però molto significativo il ruolo di questa donna, che è stata sempre nell'intento e per quanto possibile nel ruolo che svolgeva, sempre attenta a, come dire, ai destinatari ultimi di queste necessità, quindi ai destinatari ultimi dell'assistenza, cioè i rifugiati, i profughi, coloro che negli effetti sfuggivano, scappavano da territori di conflitto e coloro per cui l'UNHCR in fondo è stato fondato. Finisco qua, se no davvero arriviamo a mezz'ora, non mi sembra il caso, però innanzitutto se questi video sulle donne vi piacciono io vi chiedo un pollice su. E se vi siete iscritti al canale, io come sempre vi ringrazio tantissimo perché stiamo crescendo ed è bello vedere che quello che qua si produce viene apprezzato. Se non vi siete iscritti potreste iscrivervi, così continuiamo a parlare di Giappone. I video sulle donne continueranno, essendo dei video un pochino più complessi perché devo prepararli meglio. E quindi, come dire, raccogliere materiale, perché non di tutte queste donne, io so tutto, sono video che magari non arrivano con scadenza precisa, ma comunque cercherò sempre di tenerli il più possibile vivi e aggiornati, facendo magari appunto questa sorta di ping pong tra presente e passato, in modo da non annoiare, non per forza stare su una tabella lineare diacronica, ma appunto cercando di mischiare un po' le carte in tavola e tirar fuori figure che veramente hanno avuto una loro rilevanza sia nazionale, locale, che internazionale, per quanto possibile. Allora, io per ora vi ringrazio, vi mando un bacio grandissimo, vi auguro un buon inizio di marzo e vi aspetto al prossimo video. Ciao!